l'Italia si è arrivata con una posizione molto più assoluta negli anni 70, e che il numero di turisti fortunatamente è molto molto aumentato, quindi non abbiamo subito intercettato questa nuova, questo nuovo problema che si è sviluppato di nuovo. C'è un altro aspetto su cui vorrei riflettere, che credo sia il problema principale. Credo che il 95% del flusso di qualità vitale sia la Firenze, Firenze e Roma. I numeri che contengono, caratterizzando l'assoluto in termini di potenziale, mantengono in assoluto, quindi siamo in assoluto fuori un altro tipo di problema. E credo che questo sia il frutto di una disegnata regionalizzazione. Abbiamo creato tantissimi centri di decisione sul turismo, come in altri settori, penso all'energia, al trasporto, abbiamo creato 20 sistemi turistici, spesso in conflitto tra di loro. All'interno di questi sistemi dove sono, non neanche c'è, nessuno non ci sa con questo settore, è in contraddizione tra di loro, quindi credo che siano di quelle materie che bisogna, è così, una filosofia nazionale, forte. E di questo risente molto la comunicazione turistica, perché non faccio che non fosse a Sibari e di questo che non fosse a Giugnano, che non sapeva molto delle sue politiche. Io immagino che sia difficilissimo far capire a un turista a Cazzaro dove si trova Sibari, esatto. È difficile già capire dove si trova l'Italia. Quindi una regia nazionale che è molto bene, con un regionalismo forte che stiamo parlando, quindi questa filosofia imperante di ultimi vent'anni, che locale è bello, regionale è bello, perché quindi in realtà sono in tantissimi settori, questo potrebbe essere da fare, quindi io non riesco a immaginare il sindaco di un piccolo comune che possa incidere su questo. Noi dobbiamo fare lavoro che è nostro, che è proprio, per impiegare la città, vedremo che i servizi funzionano. Tutto questo è un processo molto più ampio, fare una cosa che si vuole, poi i sindaci vanno meglio, più o meno fortunati, non credo che possano incidere per tanto.